Questo è il modo di procedere. Si sente perseguitato a questo punto, che cosa ritiene? No, sarebbe una domanda che io vorrei fare anche al giornalista più nemico, anche al più dei miei nemici acerrimi. Io sono stato oggetto negli ultimi 3 anni di ormai 6 avvisi di garanzia, 4 perquisizioni, anzi 5. Credo di essere vicino al record collezionato da Berlusconi, che però lo ha fatto in 18 anni. Mi pare che fino ad oggi ognuna di questi avvisi di garanzia che ha avuto il suo corso sono stati un seguito di archiviazioni dietro l'altro. Su quella del porto di Imperia sono stato accusato di associazione a delinquere, che credetemi lo senti nella carne, con il rispetto che ho per le istituzioni. Anche quando sei accecato dalla rabbia, ho scelto la linea di mettermi da parte e di stare zitto. È arrivata poi dopo 3 anni esatta l'archiviazione sulla vicenda del porto, dichiarando la mia estraneità. Voi che siete qui della Riviera sapete bene questo, oltre a quello che mi è costato sul piano personale, della mia sofferenza, della mia famiglia, dei miei amici, cosa mi è costato sul piano politico e cosa credo sia costato anche alla città. La vicenda storica, la prima, quella della Casa di Roma, un mese e mezzo fa, i testi di accusa chiamati dal pubblico ministero, ma questa volta nel pubblico tribunale con la corte, i giudici, l'accusa e gli avvocati di difesa, i testi di accusa, le famose, ricorderete, sorelle Papa e l'architetto Zampolini, hanno dichiarato in tribunale la mia estraneità. Il processo andrà a concludersi entro l'anno e non potrà che concludersi alla luce anche di queste deposizioni, a dimostrare che ho sempre detto la verità. Adesso c'è questa sfilza di vicende collegate ad una prima inchiesta su presunti abusi edilizi, che vi devo dire, nella parte già conclusa, che è quella che vedevo stamattina prima che arrivassero, nella parte dei presunti abusi edilizi sono rimaste 2 cose. La tenda del Berceau dove c'ho la vite, l'uva, la tenda del Berceau e la casetta dei carabinieri. Queste sono le 2 cose che sono rimaste e a cui sto leggendo e preparando memoria di risposta, che è questa qui, dove manca la data perché sto ripassando, la stavo ripassando stamattina per consegnarla domani. Rispondo a queste 2 cose. La casetta di vigilanza dei carabinieri e la tenda, che è una tenda di telo, non è un Ondolux o non è una tettoia, è una tenda di telo dove ho la uva nel giardino estivo. Da questa prima visita, che ha portato a riscontrare questi abusi edilizi, non che io abbia fatto abusi edilizi, non c'è un centimetro che cresce in casa mia, da questo, essendo sul luogo, si è trovato una lettera, un verbale dei carabinieri che parlava di abituali consumatori di cocaina, e fra questi c'era Minasso, ed è diventato pubblico perché lo hanno sequestrato e non l'ho fatto diventare pubblico io. È stato trovato, chissà quale grave reato, è stato trovato sempre in quell'occasione per andare a verificare quello che poi si è dimostrato, era una tenda alla casetta dei carabinieri, ma con l'occasione rovistando un fascicolo riservato su Berlusconi. Il fascicolo riservato su Berlusconi era la sentenza di proscioglimento di un processo che riguardava Berlusconi. Ecco, mi pare che adesso, non so se sia casuale, ma qualche sospetto mi viene,
che forse in quel sopralluogo abbiano visto anche questa giara, che è una piccola anfora, di cui vi ho detto che per fortuna, siccome sono attento, conservo la documentazione della sovrintendenza che adesso vi mostro.